Salve a tutti, amici di Facebook. Pochi giorni fa era stato segnalato che questa pista ciclabile che si trova in località Poggiarello, vicino a Paganico, nel comune di Civitella Paganico, avesse avuto così un degrado, diciamo, ambientale con sporcizia varia. Bene, fatta una verifica personale, ho potuto constatare che invece è tutto l'opposto e l'ambiente è in ottimo stato. Andiamo a vedere intanto qui un lampione con illuminato a LED, probabilmente nella parte superiore con pannellini a celle solari. Ecco, suppongo, se no celle solari sopra, vista la sua forma rotonda. Ecco, proseguiamo ancora, vediamo il percorso, a parte un po' il fogliame nel periodo in cui siamo, diciamo, ormai autunnale, quindi è normale che le piante perdano le foglie e poi trasportate un po' anche dal vento, ma questo non si può definire sporco. Notate infatti anche il treccino, perfettamente pulito, senza alcun problema. Il percorso è in una forma splendida. Vediamo panchine, cestino dei rifiuti, che adesso poi entreremo, ecco, siamo nel dettaglio del cestino dei rifiuti. Possiamo vedere col suo sacchettino messo da pochi giorni, si può dire, e anche la panchina perfettamente pulita, e anche il terreno è perfetto. Andiamo ancora avanti per le prossime foto, impariamo ancora un'altra immagine più o meno sempre dalla stessa posizione, dove possiamo vedere anche la bellezza delle piante, il verde che genera tanto ossigeno, è un ottimo posto anche per rilassarsi in silenzio. Ecco, un altro dettaglio ancora più capillare, definiamolo, del cestino e della panchina, perfettamente puliti. Ecco qua, vediamo infatti tutto in ordine, nulla da eccepire. Continuiamo ancora su altre immagini. Ecco, qui abbiamo una piccola palestra in mezzo a un oliveto addirittura, il quale la rende molto suggestiva. Ecco, è bella da vedere, è perfettamente accessibile anche per persone che hanno difficoltà a livello motorio, anche per vedere le persone che vanno a fare ginnastica, perfettamente accessibile senza alcuna barriera architettonica. Addirittura il sottoscritto, ecco, nonostante sia persona disabile, ho provato proprio ieri a vedere come si entrava, è perfetta. Vediamo tutto illuminato, gli strumenti per l'attività ginnica, in mezzo a degli splendidi ulivi, in un ambiente ben pulito. Ecco, si può definire pulito. Accesso perfetto, che poi vedremo nelle prossime immagini. Un accesso perfetto lungo il percorso. Ancora vediamo altra immagine, sempre della piccola palestra in mezzo all'uliveto. E sullo sfondo possiamo notare anche i riflettori del campo sportivo dell'Unione Sportiva di Paganico. Ecco, si vedono proprio sullo sfondo. Ecco qua un'altra bellissima immagine, qui chi vuole può fare anche merenda, pranzo, perché no, anche un pranzettino, solo che dopo aver mangiato di avere l'accortezza di prendere le cartacce e i rifiuti e metterli nei cestini appositi che sono lungo il percorso. Basta avere questa piccola accortezza, non ci vuole niente di più. Qua abbiamo, vediamo sul lato sinistro, anche per poter mettere le biciclette, perché arriva in bicicletta, si vuole fermare a fare un riposino, mangiare qualche cosina, fare un piccolo spuntino in questo ambiente, a respirare proprio aria buona. Ecco, qui possiamo vedere ancora meglio nel dettaglio, ecco, dove mettere le proprie biciclette. Ecco, ci sono addirittura degli spazi riservati, possiamo vedere uno a sinistra e l'altro a destra.
Perfetto, veramente. Continuiamo ancora. Ecco, siamo ancora in un dettaglio ancora più definito e continuiamo a vedere. Qui vediamo anche una protezione ben fatta in legno. Ecco l'ingresso, uno degli ingressi della palestra. Potete vedere qui sullo sfondo il percorso e l'ingresso perfettamente accessibile. Come dicevo prima, anche per persone con difficoltà motoria si trovano in carrozzina. Ecco, l'ambiente è tutto illuminato, possiamo vedere in questa piccola panoramica, l'ambiente è illuminato sempre con i soliti lampioni a LED a basso consumo proprio, perché lampadine a LED, ecco, consumano pochissimo, hanno un bassissimo assorbimento. E fanno tanta tanta luce veramente. Ecco qua gli attrezzi per l'attività ginnica, ecco per fare un po' di esercizi con i vari cartelli, ecco che descrivono secondo lo strumento che viene utilizzato. Vediamo ancora un altro dettaglio da altra angolazione. Sempre torna a ripetere in questo splendido e suggestivo oliveto, veramente bello, ci si sta molto molto bene. Proseguiamo ancora, vediamo se ci arriva. Ecco la prossima immagine ci inquadra sempre ancora altri dettagli del percorso del poggiarello di Paganico. Ecco, ambiente, ripeto, perfettamente in ordine. In questo caso bisogna, diciamo, ringraziare anche il comune e gli operai addetti a tale manutenzione, perché è anche merito loro se si trova in questo ottimo stato di conservazione. Quindi sta a noi anche cittadini conservare questa bellezza qui che è stata creata, ecco, di essere persone civili nel rispetto, verso il rispetto dell'ambiente stesso. Vediamo un po' anche altri dettagli più ravvicinati, bellissimo veramente, senza ombra di dubbio, e sicuramente anche nel periodo ora di ottobre si può andare tranquillamente, come del resto è stata la giornata ieri, ma anche oggi, ecco, è una splendida giornata e si sta molto molto bene. Oggi 10 ottobre 2018. Temperatura, diciamo, calda, molto calda, forse un caldo superiore alla norma rispetto al periodo in cui ci troviamo. Ecco, quindi concludendo, che dire, signori e signore, ragazzi e ragazze, rispettiamolo questo ambiente e non buttiamo cartacce per terra. Vediamo anche in quest'ultima immagine che si ripete la prima, che era l'ingresso di questo piccolo videoclip, vediamo solo del fogliame e basta, ma è perfetto. Non è che era stato, cioè che versava in uno stato di degrado, che era sporco, assolutamente. Ecco, quindi complimenti veramente a chi si occupa di questa area per lo stato di conservazione in cui la mantiene. E ripeto, sta a noi adesso cittadini, ecco, di essere persone civili e corrette verso il rispetto dell'ambiente stesso che ci circonda. Bene, vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Dato che a quest'ora sono le 15, anzi le 14, 14 e 15, 14 e 15, quando ho registrato questo video, piccolo videoclip. Un saluto a tutti e di nuovo buon pomeriggio.